Uno squarcio di quasi 2 metri. Le raffiche di vento che ieri si sono abbattute sulla nostra regione hanno sollevato e scoperchiato una porzione del tetto della palestra di Castagnara di Cadoneghe. Grondaia e coperture sono stati letteralmente accartocciati, lana di vetro e lamiera. Una parte del cornicione è andato distrutto. Il sindaco in giornata ha inviato sul posto tecnici comunali. La struttura, data in concessione all'associazione sportiva La Sfera, è stata riaperta comunque questa mattina. Solo la fortuna ha voluto che al momento dell'esplosione e del crollo di una parte del tetto all'interno della struttura non vi fosse nessuno. La protezione civile da ieri era al lavoro in tutta l'alta padovana, da via Donizetti a Cadoneghe e a San Giorgio delle Pertiche, per liberare le strade dalle piante sradicate dal vento. A Piazzola è interrotto il concerto a Villa Contarini, con centinaia di persone in fuga dal temporale. Le forze dell'ordine e i volontari hanno lavorato fino a tarda sera per ripristinare la circolazione. Insieme a loro c'erano anche i tecnici delle Ferrovie dello Stato per ovviare al guasto al passaggio a livello, sempre all'altezza di San Giorgio delle Pertiche. Circolazione ferroviaria in tilt.